Costituzione italiana, la ricchezza deve essere redistribuita alla base della piramide sociale, perché i lavoratori vanno ai negozi, i negozi vanno alle imprese, le imprese assumono e producono e quindi creano un circolo virtuoso. Dagli anni, dall'anno, io c'ho una data precisa in cui il pensiero neoliberista si è attuato. Secondo dunque il pensiero keynesiano, importante per far funzionare l'economia è la redistribuzione della ricchezza, è l'azione da protagonista dello Stato, cioè del popolo nell'economia. Perché soltanto uno Stato forte, un'impresa forte che ha dietro tutto il popolo può reggere al confronto con le multinazionali. Il pensiero neoliberista che si è attuato a partire dalla lettera del 12 febbraio 1981 di Andreatta, professore della Bocconi e maestro di Monti, professore della Bocconi, con la quale Andreatta dice che il Ministero del Tesoro solleva la Banca d'Italia dal comprare i titoli di Stato rimasti invenduti, ecco lì comincia l'affermazione del neoliberismo. Cioè a dire l'Italia rinuncia ad andare avanti con la propria sovranità monetaria e comincia a indebitarsi con il mercato generale, a indebitarsi con lo straniero. Perché che fa Soros e compagni? Puntano contro l'Italia, fanno aumentare i tassi di interesse e noi siamo arrivati a pagare tassi di interesse fino al 25%. Tutto scientificamente accertato, tutto il debito pubblico italiano è costituito dai tassi di interesse che ci hanno imposto gli speculatori finanziari. E poi la Merkel ci viene a dire dovete fare come la brava casalinga tedesca, che eccetera, eccetera. Un momento dopo, perché già qualcuno parla e mi disturba, quindi poi dopo parleremo, se no perdo il filo, mi scusi. A questo punto io ho scoperto, che leggendo parecchi libri, ho scoperto qual è il meccanismo che usa il neoliberismo, un meccanismo che ho usato con estremo attendismo. Numero uno. Togliere allo Stato, al popolo, il diritto di battere moneta. Uno Stato si distingue se batte moneta. La moneta viene creata oggi dalle banche che sono diventate private. Le banche private creano derivati e creano cartolarizzazioni. Cosa sono le cartolarizzazioni? Le cartolarizzazioni consistono nel fatto che si fa valere come titolo commerciabile vendibile in borsa, si fanno valere dei diritti di credito, cioè dei debiti. Questa è la legge numero 130 del 1999. Fatevi il conto, chi è che ha fatto questa legge? Le cartolarizzazioni sono pura carta, non sono niente, valgono come moneta. Con le cartolarizzazioni vietate dal codice civile, perché il codice civile dice i titoli di credito si possono trasmettere solo mediante consegna del titolo o mediante girata o mediante modifica sul registro dell'emittente, sul documento dell'emissario e non diversamente, invece questa legge 130 del 1999 ha detto che i titoli, che le cartolarizzazioni valgono come denaro e con le cartolarizzazioni si possono anche utilizzare per pareggiare i conti. Non sto a spiegarvi qual è il meccanismo, devo andare veloce, vi dico solo che una cosa peggiore di questo denaro fittizio è stata fatta con la legge 481 del 2001 che ha messo i derivati. I derivati hanno un'origine nobile. A fine Ottocento, durante l'Ottocento, il contadino che voleva assicurarsi di guadagnare un tot dal suo raccolto andava da un mercante e diceva ti prendi tutto il mio raccolto a giugno per 1.000 lire. Se il mercante accettava, lui si assicurava che 1.000 lire comunque le avrebbe avuto. Se il raccolto andava male, guadagnava il contadino. Se il raccolto andava bene, guadagnava il mercante, una forma di assicurazione. Oggi sapete come si fa? Si scommette tra due persone, ti do 5 milioni di euro, per dire, se il prezzo dei materiali ferrosi
entro 4 mesi aumenta. Se diminuisce il prezzo dei materiali ferrosi, vinco io. Cioè fanno una scommessa, senza avere un grammo di materiali ferrosi, sulla variazione del prezzo dei materiali ferrosi. Come dico, ho detto materiali ferrosi perché questo è un esempio che fa Luciano Gallino, che ammiro molto e mi è venuto in mente, ma vale per esempio per il grano, per qualsiasi prezzo. Si scommette. E questa sciagurata legge numero 481 del 2001, andatevi a vedere quale governo l'ha fatta, questa sciagurata legge dice che i derivati valgono come moneta e che con i derivati si possono pareggiare i conti dei comuni e i conti delle banche. Naturalmente la scommessa o si vince o si perde, se la vince chi ha scommesso, cioè la finanza, se si perde sono le banche che vanno giù e siamo noi che dobbiamo invece, come è avvenuto due volte per il Monte dei Paschi di Siena, che dobbiamo rifondere. Secondo elemento importante è quello della privatizzazione. Cosa vogliono le multinazionali e le banche? Vogliono competere con i singoli, non vogliono competere con gli stati forti. Quindi tutto quello che appartiene allo Stato deve essere dato a singoli soggetti. E persino dobbiamo dare ai singoli soggetti i fattori produttivi della ricchezza nazionale, come ad esempio le frequenze televisive, come per esempio le rotte aeree, come per esempio le tratte ferroviarie. E voi sapete a quali privatizzazioni mi sono riferito, da ultimo hanno venduto Italo, no? Quindi l'Italia si sta impoverendo di tutti i fattori della produzione e sta svendendo, perché c'è stata poi un'altra legge, il decreto legislativo numero 85 del 2010, segnatevi anche questa data, federalismo demaniale, il quale ha detto che i demani idrico, marittimo, le spiagge, le rade dei porti, idrico, marittimo, minerario, pensate ai pozzi che sono stati regalati con la legge Sblocca Italia, alla Total, fino all'esaurimento, tutti i pozzi nostri dell'Adriatico, fino all'esaurimento, il demanio culturale, gli immobili artistici e storici, qui vicino abbiamo visto la svendita della zecca monumentale di Piazza Verdi, Alemanno ha venduto la Casina Valadier, nessuno sa niente, ma insomma sono una quantità enorme di monumenti nazionali che appartengono a noi, al popolo italiano, a titolo di sovranità e che vengono dati a privati. Quando si privatizza si commette una vera e propria appropriazione indebita, un vero e proprio furto alla nazione, perché si toglie la proprietà collettiva di tutti, quello che è di tutti, e si dà a un singolo. E noi siamo stati i campioni delle privatizzazioni. Nel 1990 il governo di allora, il ministro del Tesoro di allora, ha privatizzato le banche pubbliche, banche che appartenevano a noi a titolo di proprietà collettiva, sono state date a singoli. C'era il Credito Italiano che è diventato Credit, eccetera, eccetera. Denaro nostro è stato dato ai singoli e nessuno sa niente. 92, dopo che la regina Elisabetta era venuta con 100 delegati della City londinese sbarcando a Civitavecchia col suo Panfilo e erano saliti a bordo politici e grandi esponenti della finanza italiana, dopo 21 giorni, con decreto legge, il governo italiano del 1992 ha privatizzato, cioè fa in modo che si possa vendere, ha privatizzato l'INA, Istituto Nazionale Assicurazioni, piena di soldi, e l'ha tolti a noi. L'ENI, molto ricco, noi abbiamo solo il 30% adesso dell'ENI. L'ENEL, che adesso c'ha la Spagna e noi l'abbiamo persa, abbiamo solo una piccola quota. Signori miei, è l'IRI, cioè tutte le industrie dell'IRI che appartenevano al popolo italiano e che assicuravano l'occupazione, perché l'industria pubblica resta in Italia e non può delocalizzare. Invece abbiamo venduto a private che le hanno delocalizzate. Molte imprese che erano pubbliche, come l'Ilva, sono passate ai privati e poi noi corriamo dietro agli stranieri pregandoli di comprarsi queste industrie che vanno alla malora. Queste erano industrie da gestire bene, da gestire nell'interesse del popolo italiano e da nazionalizzare, da tenere sempre come ricchezza del popolo. Invece noi adesso svendiamo persino le rotte aeree, come vi ho detto poco fa. C'è un modo per uscire da questa situazione? Sì, la Costituzione ci dà la possibilità di uscire da questa situazione. È che noi non abbiamo letto bene la Costituzione. La Costituzione dà ai cittadini il potere di partecipazione. Secondo comma dell'articolo 3, sto per concludere, recita: la Repubblica elimini agli ostacoli di ordine economico
e sociale che impediscono lo svolgimento della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, politica e sociale del paese. Ditemi un poco se adesso il popolo può o non può fare niente. Voglio aggiungere l'articolo 118, il quale nell'ultimo comma dice: i cittadini singoli associati possono svolgere l'attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà. Signori miei, noi ci troviamo in una situazione in cui il Parlamento, anziché fare gli interessi del popolo italiano, fa gli interessi propri. Bezos ed io, come presidente dell'associazione Attuare la Costituzione, abbiamo depositato un ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, cioè tra il corpo elettorale espropriato del suo diritto di voto e il Parlamento che ha predisposto una legge elettorale che avrebbe consentito, come certamente consentirà, alla coalizione vincente di mantenere lo status quo e di mantenere gli stessi deputati nelle stesse posizioni. La situazione è grave. Sta di fatto che, per coincidenza, assolutamente per coincidenza, due giorni dopo il nostro deposito è stata anticipata la data delle elezioni. Noi avevamo pensato ad un conflitto di attribuzioni in via principale per arrivare prima delle elezioni, adesso dovremmo invece fare un ricorso in via incidentale dopo le elezioni. Voglio dire che ci sono in Italia, la Costituzione italiana prevede due forme di governo, cioè sì, due forme distinte, insomma, prevede contemporaneamente la possibilità di governare da parte di due organi. Da un lato i rappresentanti nominati dal popolo, se ed in quanto fanno gli interessi del popolo. Dall'altro, se i rappresentanti non fanno gli interessi del popolo, il popolo stesso va in prima linea. E allora il popolo stesso deve, con azioni giudiziarie, questo è l'obiettivo della nostra associazione, con azioni giudiziarie fondate su singoli casi, portare all'esame della Corte Costituzionale quei comportamenti della pubblica amministrazione, quelle svendite di beni nostri allo straniero, per fare in modo che siano annullate quelle vendite e che siano annullate quelle leggi in base alle quali la pubblica amministrazione ha operato le vendite. Abbiamo ancora un'ancora di salvezza. La Corte Costituzionale può annullare le leggi incostituzionali. E tutte le leggi del governo Renzi sono incostituzionali. Le leggi del governo Gentiloni sono in massima parte incostituzionali. L'ultimo decreto legislativo che stava per uscire, non so se sia uscito, addirittura prevede che i boschi e le foreste possono essere eliminati, possono essere tagliati. Anzi, chi non taglia i boschi va a una commissione regionale e gli toglie la proprietà, perché l'unica forma di gestione del bosco non deve essere quello lasciato alla natura, come dovrebbe essere nella visione della comunità biotica, no, che dicevo prima, ma deve essere la silvicoltura, che significa tagliare gli alberi e i cespugli e alla fine, questo si sa bene, c'è stato già un precedente, l'eliminazione del corpo forestale dello Stato, in base al quale gli incendi sono passati all'800% dell'anno precedente, eliminando il corpo forestale, perché il legno che c'è serve per le centrali a biomassa. E siccome le centrali a biomassa sono tante, sono possedute da grandi finanzieri, noi dobbiamo, popolo italiano, con le nostre foreste che appartengono al popolo a titolo di sovranità, dobbiamo foraggiare questi speculatori che campano sulle nostre spalle e che ci portano alla rovina. Guardate, in Italia ci sono molte fonti aspiranti di ricchezza che vanno all'estero. Passare per Via Veneto oggi è un pianto, perché quasi tutti gli alberghi grandi, a cominciare dall'Excelsior, dal Grand Hotel, sono in mano straniera, e noi stiamo a sentire e abbiamo la testa piena delle bugie, delle menzogne che ci vengono a dire. È arrivato il momento in cui noi dobbiamo ritenerci parte di una comunità biotica, perché dobbiamo avere davanti tutto l'ambiente da proteggere, le piante, le foreste, e tutto quello che con la legge Galasso abbiamo scritto, che allora ebbe un grande successo e che ora è messa nel dimenticatoio, ma che è tuttora vigente, tuttavia, perché è stata messa nel testo unico delle leggi ambientali. Dobbiamo far valere queste nostre proprietà collettive di fronte allo scempio che si fa in nome della proprietà privata, perché la proprietà privata non è quella del codice civile, è quella che è scritta nell'articolo prescrittivo, lo diciamo pure a chi parla dei beni comuni, quell'articolo è prescrittivo, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, cioè dal popolo italiano,
allo scopo di assicurarne la funzione sociale. La funzione sociale deve essere il perno intorno al quale ruota tutta l'economia. Se noi spaziamo la funzione sociale e mettiamo solo la funzione dell'arricchimento individuale, ci siamo condannati a morte. Spero di avervi chiarito qual è il punto della situazione.